adeguati agli impianti ammoniaca di questo genere qua. Quindi abbiamo visitato un laboratorio costituito da una cabina di cristallo sottovuoto, e in questa cabina di cristallo c'era una serpentina di vetro alimentata da una valvola termostatica. Proprio come ve la faccio vedere io adesso, la cabina, immaginate questa cabina, da fuori la cabina voi vedete una serpentina fatta così, c'era la sua valvola termostatica qui, era alimentata da sotto e qui andava l'aspirante del suo compressore e così via. Qui veniva dalla liquida. Abbiamo visto una cosa che ci ha molto impressionato. Pensavamo, noi, così, fantasticamente, che il freone che va a espandere nel tubo di rame che c'è là dentro, si espandesse e facesse questo lavoro, no? Cioè che mi raffreddasse la superficie del tubo di rame. Invece, dalla serpentina che era di, ripeto, era di vetro, non brinava perché era in un ambiente sottovuoto, abbiamo visto una cosa stupefacente. Mettiamo di fare una sezione qui, cosa vedremo? Vedremo dei tubi. Li faccio più grandi perché così almeno ci intendiamo meglio. Cosa vedevamo noi? Vedevamo che, ecco, mettiamo una sezione fatta in quel punto lì. Noi vedevamo che il freon era fermo qua, poi meno qua, poi qui ancora meno, poi qui ancora meno, per la stessa ragione che abbiamo detto che il tenore di, che il liquido rispetto al vapore va sempre diminuendo mentre aumenta di volume. Quindi tutto sommato mi ha detto, ma questa serpentina qui non rende niente, cioè non rende niente, cioè ha una resa molto, molto scadente, perché quella che partecipa, il K veramente valido è questo, relativo a questa superficie, perché questo è liquido. Qui invece, che è vapore, sia pure vapore saturo, lo scambio è meno efficiente. Cioè, più un liquido riempie il tubo, è migliore lo scambio, chiaramente, perché partecipa a tutta la superficie. Questo va diminuendo perché? Perché chiaramente aumentando il volume diminuisce il freon, finché in questa ultima zona, che sarebbe questo ultimo tubo, noi non abbiamo visto più niente. Allora, questa è già una dimostrazione, innanzitutto, del diagramma, dove vediamo che il volume aumenta mentre diminuisce il titolo di vapore, no? Il titolo di vapore diminuisce mentre aumenta il volume. E però eravamo preoccupati perché pensavamo che di far partecipare a questo scambio tutti i tubi. Da qualche anno cosa si è pensato di fare? Le nostre industrie hanno cercato di fare la scoperta cosiddetta dell'America, no? Per evitare il ristagno del liquido qui sotto, non so se qualcuno voi l'ha già visto, hanno messo dentro nei tubi delle linguette elicoidali, cioè tubo da, mettiamo da 14, un piatto da 14 fatto a elicoidale, buttato dentro, perché hanno pensato, se noi buttiamo dentro questo non lo posso rappresentare così perché lo dovrei rappresentare in un altro modo. Diciamo che vediamo la prima parte, ecco, così. Questo cammina, è elicoidale, come se fosse una vite, quindi costringe questo gas a irrorare anche le superfici che prima invece non erano irrorate di liquido. E si migliora il K, però attenzione. Si migliora il K, ma si creano delle perdite di carico. Cioè, anziché lavorare, come abbiamo visto prima, a meno a 0,6, il compressore
non mi lavora più a meno a 0,6 perché ho una perdita durante il percorso. Mi va a lavorare per esempio a 0,7, ma allora ho perso in frigoria, perché andandomi a lavorare a 0,7, che è più basso di questo qui, io ho bisogno più volumi per ottenere la stessa entalpia, cioè mi va a scapito della resa della macchina. Nel condizionamento questo si può fare, perché nel condizionamento vediamo che piccole perdite in aspirazione si riflettono in percentuale molto relativamente sul rendimento globale della macchina, ma quando andiamo in bassa temperatura di espansione, lavorare a meno 30 o meno 35 significa avere una perdita in resa della macchina notevole. Qui invece questo non succede. Qui non succede perché? Perché questi tubi sono completamente allagati, come potete vedere, no? Perché per la legge dei vasi comunicanti, se nel separatore c'è questo livello arrivo fin qua. Al limite posso tenere il livello anche qui, tanto questo pezzo di tubo non mi interessa perché è il tubo fuori dalla cella. Come avviene qui l'evaporazione? Innanzitutto comincia a esserci evaporazione qua dentro. Cioè questa macchina riporta questa ammoniaca, se è stato previsto i calcoli che abbiamo fatto prima, a meno 30. E bolle. Non essendoci in un tubo, questa ammoniaca non fa altro che evaporare, bolle, cioè ci sono delle bolle che partono di qui, vanno qua su, vengono aspirate dal compressore. Lo stesso lavoro avviene nei tubi. Ma questi tubi devono essere leggermente inclinati, perché altrimenti avviene il cosiddetto fenomeno di catalessi. Che cosa significa? E questo qui, come abbiamo detto, è pieno di freone di ammoniaca, quindi anche qui si creano tutte queste bollicine, che sono bollicine movimentate, quindi danno una certa velocità sulla superficie del tubo, e abbiamo detto che la velocità aumenta lo scambio. Quindi questo tubo, questa serpentina, appena l'impianto parte, la si vede brinare esattamente dall'inizio alla fine. Cioè non succede più il lavoro che succedeva qua, che questa era più fredda, poi man mano, se guardate quell'evaporatore lì, sicuramente vedrete che man mano che ci si allontana dalla valvola termostatica, i tubi, non dovrebbe essere così, ma sono meno freddi che vicino alla valvola termostatica. Quindi andiamo perdendo, vuol dire che il tubo non è più irrorato come nelle prime parti, perché questo livello tende a scendere. Qui invece no, perché in questo punto qui, che è il punto di arrivo, che abbiamo visto prima, che è questo, a questo punto qui, questa è perfetta al decimo di grado. Questo sistema a caduta per l'ammoniaca va ottimamente. Perché non lo usiamo per freone? Eh sì, non lo usiamo per freone perché c'è un grave inconveniente, che è l'olio. Perché questo separatore di ammoniaca mi trattiene l'olio. Ho dimenticato, quindi devo fare un passo indietro, che in un circuito a freone nessuno potrà mai evitare che l'olio passi dal compressore al condensatore e dal condensatore nella serpentina. Qualsiasi impianto che andrete ad aprire, o aprite l'evaporatore, o aprite la linea del liquido, o aprite il condensatore, lo troverete sempre sporco di freon. E meno male che è così, perché questo freon parte, va nell'evaporatore, chiaramente non contribuisce a migliorare il K, ma lo sappiamo e ne teniamo conto, poi torna indietro insieme con i gas saturi e va alla macchina. Qua no. Perché qui no? Perché qui, per poter ricavare il freon, l'olio, si dovrebbe raccogliere qua sotto, ma non si raccoglie qua sotto. Mentre con l'ammoniaca si raccoglie qua sotto, perché il peso specifico dell'ammoniaca è inferiore al peso specifico dell'olio, quindi l'ammoniaca va a galla,
e l'olio si ferma qua sotto, si stacca più facilmente perché non sono idrocarburi alogenati che tendono a trattenere l'olio. Col freon questo non avviene, cioè col freon noi abbiamo sempre questo separatore che è miscelato di olio. E allora cosa succede? Siccome questi separatori sono di dimensioni notevoli, le cose sono due: o supercarichiamo l'impianto di freon, il che è sbagliato perché ce lo troveremo dentro nelle serpentine. Di olio, ecco, avevo raccomandato prima che qualche volta c'è qualche lapsus. Oppure bisogna trovare la maniera di estrarre l'olio dal separatore. Come? La cosa migliore è quella di non realizzarlo mai, un impianto di questo genere, ma ci sono dei casi, per esempio, in cui assolutamente si richiede questo tipo di alimentazione. Perché? Per esempio, congelatori a piastre, che oggi sono diffusissimi. I congelatori a piastre sono costituiti da un armadio, il quale ha tanti ripiani che possono alzarsi ed abbassarsi, mossi da un meccanismo idraulico, e questi piani sono gelati, in maniera che quando si mette la scatoletta del filetto di pesce o di sogliolo, eccetera, questi due piani si abbassano, esercitano una certa pressione, nel giro di pochi minuti, 15-20 minuti, abbiamo il prodotto già congelato. Ma è difficile alimentarli con le valvole termostatiche, e allora il fornitore pretende di avere un circuito di questo genere. Queste sono le piastre, facciamole viste con gli attacchi, no? Un'altra piastra e così via. Sono dentro in questo armadio, si infila il prodotto in questi interspazi, queste piastre poi con un sistema idraulico scendono fino a toccare la superficie delle scatole, ma il costruttore vuole un lavoro come quello, cioè vuole il suo separatore e vuole questo sistema qui, come del resto è là. Quindi ricaschiamo di nuovo nel problema del ritorno dell'olio. Una società giapponese ha scoperto una cosa che io ritengo molto valida perché è stata sperimentata, ed è questa. Dicono di miscelare in questo circuito il 10% di freon 12 rispetto al freon 22. Il freon 12 è un freon che trascina anche in questi casi, trascina molto bene l'olio, cioè come evapora il freon 12, l'olio gli corre dietro e viene trasportato più facilmente. Quindi questi sistemi a caduta fatti a freon 12 darebbero quasi nessun fastidio. Però attenzione, ci premureremo di mettere dei robustissimi separatori d'olio sul premente della macchina, in modo da limitare il più possibile il passaggio dell'olio nel circuito frigorifero. Diciamo che col freno 22 ora è abbastanza impiegato, perché si sono trovati anche dei sistemi a eiettore, nel senso che si fa spruzzare contro delle superfici questo freon 12, in maniera di far cadere anche in fase di aspirazione il freon, l'olio, e raccoglierlo da qualche parte. Però non è il caso che lo esponiamo qui. Poi c'è il sistema che abbiamo detto con pompa. Beh, questo è un sistema con pompa, diciamo, più facile di così si muore, no? Sistema con pompa è un sistema
tale quale a quello che potrebbe essere, non so, quello di un chiller, né più e né meno. Cioè il chiller cosa fa? Raffredda dell'acqua, l'acqua passa nei fan coil, torna indietro al chiller. Sistema con pompa è questo. Senza cancellare tutto, perché forse ce la facciamo. Quando non è possibile mettere questi separatori più alti, oppure nelle bassissime temperature in cui questo fenomeno di evaporazione diventa più difficile, cioè più siamo nelle basse temperature, più diventano pigri i grassi ad evaporare, salvo che non si facciano vuoti abbastanza notevoli, allora si ricorre ad un sistema semplicissimo, che è questo. Questo è più basso, facciamolo più basso, ecco, così almeno possiamo rendere meglio l'idea. Diciamo, l'evaporatore è alto, viene qui, il compressore viene qui, qui abbiamo il solito livello a galleggiante per mantenere questo livello. Qui viene messa una pompa e questa pompa fa questo lavoro. Qui c'è sempre una regolatrice a mano, vi spiegherò dopo il perché, è una valvola solenoide. Questo è un sistema meraviglioso. Innanzitutto il famoso K, mettiamolo sempre di fronte con la formula perché è importante. Innanzitutto questo qua K è migliorato enormemente rispetto a questo, perché qui c'è una velocità e qui c'è un delta T proprio del freon, come se fosse l'acqua. Il freon entra qui a meno 30, esce a meno 32, cioè a meno 32 esce a meno 30, quindi c'è anche una velocità attraverso i tubi. Questo K è ancora migliore di questo, chiaramente migliore di quello lì. Quindi questa S può ulteriormente essere ridotta. Non solo, ma con questo sistema qui abbiamo anche la possibilità di trascinare più facilmente l'olio qua dentro, perché l'olio cammina insieme con un movimento pieno di freon sotto forma liquido. Questi sono impiegati ormai in tutti i grossi impianti di grossissime potenze, perché è inimmaginabile che su impianti che ora si usano con, per esempio, con macchine a vite da un milione di frigorie, ci sono degli evaporatori che sono grossi come questa stanza. Come li alimentiamo con le termostatiche? Dovremmo dividerli in tante sezioni con dei diffusori a 10, 15, 18, 20 vie. Avremmo dei problemi anche per regolare le valvole, mentre sono degli evaporatori grossissimi che hanno un collettore. Diciamo che questo è un evaporatore grandissimo, questi sono i suoi tubi con le sue alette, hanno un grosso collettore qua sopra, un grosso collettore qua sotto, qui entra il freon con la pompa, qui esce e va lì. E questi sono evaporatori che ancora forse meglio di questi, appena si mette in funzione l'impianto, brinano alla perfezione, dal tubo più basso al tubo più alto. Questo è tutto liquido che viene spinto da questa pompa. In questi impianti però bisogna stare molto attenti, perché richiedono dei ricevitori enormi, in quanto la carica in questo tipo di evaporatore non è niente altro che il volume che si sviluppa il tubo. Quindi questi sono completamente pieni, per cui domani dover fare il vuoto a un evaporatore di questo significa dover scaricare magari 8-10 quintali di ammoniaca, e dobbiamo avere evidentemente il ricevitore che è in grado di poterla contenere. Ecco, quindi abbiamo detto circuiti speciali a caduta con pompa e svuotamento. Svuotamento che cosa significa? Svuotamento significa che
viene messo sul condensatore. Una valvola galleggiante per evitare che il condensatore si riempia più di tanto. Allora si apre questa valvola, questa linea si scarica, va a finire nel serbatoio, qui non abbiamo niente. Però attenzione, la carica deve essere perfetta, perché se mettiamo troppa carica, qui andiamo a salire di livello e andiamo a finire dentro nella macchina. Questo è un sistema a scarica, a svuotamento. Quale vantaggio porta? Porta il vantaggio che per un fascio tubolare non lo avremo mai. Un serbatoio che è di svariate tonnellate di ammoniaca non l'avremo mai pieno, ed è il nostro interesse non averlo pieno, cioè averlo il più vuoto possibile per poterlo poi usare quando ci servirà per svuotare. Però è un sistema, diciamo, che si usa in impianti un po' particolari, però questo della pompa è usatissimo, specialmente per i grossi impianti. Questo è accaduta un po' meno, questo con la valvola termostatica, diffusissimo però su impianti con anche a freon, questo può andare anche a freon, ma lei capisce, insomma, che con quello che costa il freon fare una carica di questo genere. Però se uno, diciamo, supera questa difficoltà, cioè della carica del freon, e fa un impianto di questo genere, una volta che ha risolto il problema del ritorno dell'olio, veramente ha fatto un impianto che è un gioiello. Insomma, a bordo dei pescherecci e nei congelatori quasi tutti mettono la pompa, perché con le termostatiche poi va il macchinista, apri, chiudi, poi manda liquido nella macchina. Ecco, questo è anche il grande vantaggio, che noi non avremo mai liquido in macchina, perché tra questo livello e dove aspira il compressore noi non abbiamo assolutamente pericolo di far entrare del liquido nella macchina, mentre che se apriamo la nostra valvola termostatica un po' più del necessario, dove andiamo a finire? Andiamo a finire qui. Cioè abbiamo ancora del liquido all'uscita, però ci siamo fermati qui. Quando ci siamo fermati qui noi dobbiamo salire, vero? Ma lo vedete allora che il pistone deve comprimere da qui a qui, ma però sul pistone ci sarà del freno qui. Perché non l'abbiamo pieno, no, spero di no, ma è sufficiente che su questo pistone si formi un millimetro o anche mezzo millimetro di freon liquido, che spacchiamo qualche cosa. Normalmente cosa spacchiamo? Spacchiamo le valvoline. E per chi, diciamo, ci lavora su questi impianti, la cosa più terrificante è sentire quando ci sono colpi di liquido sui compressori, perché possono provocare addirittura la rottura, la spaccatura della macchina. Per esempio, per macchine molto grosse, tipo, diciamo, queste giapponesi, eccetera, si sono verificati in un grossissimo salumificio in provincia di Roma che si è spezzato un albero del diametro di 100 mm. Proprio spezzato a metà. Perché? Perché ha ricevuto un colpo di liquido in pieno sui pistoni. E per fortuna che i giapponesi fanno un albero che non è di acciaio malleabile, è di un acciaio, diciamo, abbastanza duro, ma diciamo di natura ghisa. Allora si spezza l'albero, cioè la ghisa quando riceve un colpo. Ma se fosse stato per esempio un albero di acciaio, come se ne facevano una volta, adesso non ne fanno più, che questo solamente si piega, questo trita tutte le bielle, trita i premistoppa, trita le bronzine di banco, trita tutto, c'è una macchina che è da buttare via. A parte che questi tipi di macchine non si buttano via, perché contrariamente a queste macchinette qui hanno la camicia dei cilindri completamente ricambiabile, per cui quando lei ha cambiato l'albero, le bielle, mette le camicie nuove alla macchina di nuovo come prima. Dunque, i più frequenti, questa è la cosa, diciamo, che richiede un po' più di tempo, ed è i più frequenti inconvenienti che si verificano sugli impianti frigoriferi. Purtroppo sono tanti, e soprattutto sono tanti
sugli impianti frigoriferi montati male, mal curati, dove c'è sporcizia, soprattutto dove c'è umidità, dove si mette il condensatorino scarso o si mette anche l'evaporatore scarso. Che io mi ricordo quando eravamo alle prime armi che si diceva: ma l'impianto frigorifero è facile, innanzitutto non sapevamo un tubo di questi diagrammi mai visti, mai sentiti nominare. E poi, in fin dei conti, insomma, era un tubo che andava, un tubo che tornava, sì, ma è una cosa semplicissima. Invece non è così. Allora, adesso vediamo di trovarne quanto più è possibile, sperando che questo non si debba verificare poi nella realtà. Dobbiamo rifare un circuito frigorifero e questa volta lasciamo stare il condensatore ad aria e prendiamo in considerazione un condensatore ad aria, tanto per cambiare un po' un ciclo. O, se qualcuno preferisce, possiamo fare uno schema con un water chiller, se preferite. Anziché col solito evaporatore, prendiamo un water chiller. Vedo che è indifferente, quindi decido io. Com'è? Tutte e due? Eh? Va bene, facciamo tutte e due. Li facciamo tutti e due. Ripartiamo col solito compressorino. Una linea aspirante. Queste X che io faccio intendo rubinetto, eh? Non ve l'ho spiegato prima. Le segnaliamo così. Rubinetto aspirante. Abbiamo detto. Evaporatore. Andiamo ad un condensatore ad aria. Se qualcuno vuole spiegazioni, diremo perché si mette il condensatore ad aria. Usciamo dal condensatore ad aria, entriamo in un ricevitore di freon liquido, usciamo dal ricevitore, metteremo un filtro, metteremo una spia, metteremo una valvola magnetica a solenoide, metteremo la sua valvola termostatica e il tutto lo congiungiamo. È chiaro il circuito o manca qualcosa? Diciamo che se è un circuito abbastanza lungo, dove il condensatore, diciamo, è sul tetto e l'evaporatore è molto lontano, buona norma per evitare di mandare troppo olio in circolazione, buona norma è quella di inserire un separatore d'olio. Sì, di solito sì. Se uno non vuole risparmiare, sono efficaci. Se poi si vuole risparmiare, danno più fastidi che altro. Allora dobbiamo, non ho ancora finito, qui abbiamo il bulbo della valvola termostatica, qui abbiamo un tubo che è equalizzatore di pressione, poi dopo lo diremo, qui metteremo una valvola di non ritorno, poi vi dirò il perché, e qui metteremo una valvola di non ritorno, dopodiché vi dirò il perché. Allora, intanto cominciamo col vedere il circuito. Abbiamo detto partenza, arrivo, caduta di pressione, come abbiamo già detto, evaporazione. Com'è? Sono i freddi che non vanno bene. L'aspirazione.
Ispirazione alla sinistra. Avete ragione. Dunque, allora, vediamo che le frecce vanno tutte bene. Ok. Abbiamo tutti gli elementi, macchina frigorifera, condensatore, in questo caso ad aria, ricevitore, un rubinetto di intercettazione non fa mai male, non farebbe male neanche qui, poi vi spiegherò il perché, una valvola elettromagnetica a solenoide, qui ci sarà un termostato T, qui ci saranno delle resistenze di sbrinamento e così via. Perché ho messo la resistenza di sbrinamento? Perché vedremo che farà parte di uno di quegli inconvenienti. Aggiungerei due cose importanti su questo circuito: o fisse o portatili. Manometri. Badate che il manometro è essenziale per poter capire che cosa sta succedendo su un impianto frigorifero. Ma il tecnico che parte e va su un impianto che ha una avaria deve essere edotto dal suo collega o dall'ufficio tecnico o dal suo capo delle condizioni di calcolo di quell'impianto. Quindi noi adesso supporremo che questo sia un impianto, per esempio, adibito alla conservazione di prodotti congelati. Quindi la temperatura nell'interno dell'ambiente la scegliamo meno 20. Siamo in una zona dove si reputa che la temperatura estiva possa raggiungere anche i 30 gradi, supponiamo. Quindi diciamo temperatura ambiente uguale 30 gradi C. Allora qui sorge la domanda, come dice Lubrano, no? Temperatura ambiente, sì. Oh, se vuole le metto la A, la E. Temperatura esterna. E temperatura ambiente l'abbiamo già messa di temperatura interna della cella. Temperatura esterna, va benissimo. 30 gradi. Adesso siamo noi che decidiamo. Come prima abbiamo deciso che delta T volevamo dare qui, dobbiamo decidere anche il delta T che vogliamo dare qua, per determinare che cosa? Due fattori fondamentali. A quanto deve lavorare questa macchina in evaporazione e a quanto deve lavorare in condensazione. Ammesso che abbiamo già determinato le calorie necessarie da estirpare a questa cella o le frigorie, diciamo, da dare in questa cella. Allora qui faremo un ragionamento che è ancora quello di prima. Posso anche lavorare a meno 30 se voglio, metterò un evaporatorino piccolo, però ho detto quali sono, cosa da non farsi. Allora diciamo che scegliamo un evaporatore con delta T5, che va bene, specialmente per la bassa temperatura, quindi avremo una temperatura di evaporazione di meno 25 gradi centigradi. Col condensatore purtroppo non possiamo scegliere dei delta T così bassi. Primo, perché non è fondamentale come l'evaporatore il delta T. Secondo, perché i condensatori con un delta T di 5 o un delta T di 10 subiscono le stesse condizioni di quelli, cioè si raddoppiano o si dimezzano.
Normalmente i costruttori danno per gli evaporatori delta T 10, per chi vuol mettere 10, però danno anche il delta T unitario. Quindi poi è lei che stabilisce se una delle 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ma per i condensatori quasi tutti danno un delta T di 15. Per conto mio è esagerato. Però 15 che cosa significa? Significa che loro garantiscono per la potenzialità di questo condensatore relativo a questo compressore e le condizioni di meno 25, garantiscono uno sviluppo di X calorie con aria esterna di 30 gradi, più 15 fa 45. Quindi se uno ha comperato il condensatore per quelle X calorie, che come abbiamo detto sono le frigorie del compressore più il lavoro meccanico del compressore, quindi queste calorie sono superiori a quelle, e ha scelto il 15 perché vuole risparmiare sul condensatore, in quanto se si sceglie il 10 il condensatore è un terzo di più, 5, 10, 15. Quindi se sono 300 metri quadri con 5, 200 metri quadri delta T 10, 100 metri quadri delta T 15. Scegliamo il 100 metri quadri con delta T 15, però dobbiamo fare più 15, la nostra temperatura di condensazione sarà 45 gradi centigradi e non c'è nessuno che possa contestare questo. Allora, il frigorista che si reca su questo impianto, evidentemente perché è stato chiamato, perché non fa freddo, una cosa e l'altra, la prima cosa che fa, se non ci sono i manometri, ed è meglio che non ci siano perché se sono fissi quasi sempre si sballano, quindi tanto vale la pena avere degli attacchi Schroeder, cioè quelle valvoline di carica, dove si inserisce il manometro, manometri seri, ne inserisce uno sulla linea aspirante e una sulla linea premente. Arriva sul posto, l'impianto sta funzionando, quindi cosa deve leggere lui su questi manometri? Prima di tutto deve sapere che gas c'è in questo impianto. Supponiamo c'è R22, dovrebbe essere segnalato con delle targhette, che normalmente non si fa. Però noi lo sappiamo che a un certo punto, se non riusciamo a capire che gas c'è, perché non abbiamo la visione immediata, andiamo a vedere il cappuccio della valvola termostatica e lì leggeremo R22, giallo, di colore, eccetera. Ma però se ci fosse o uno schema, ci dovrebbe essere sempre uno schema di questo allegato all'impianto e sempre il suo schema elettrico, perché poi dove ci si casca più facilmente, si casca sullo schema elettrico. Una buona percentuale di frigoristi perfetti, bravi, cascano sulla parte elettrica. Ma perché? Perché pensano che la parte elettrica sia più difficile della parte frigorifera, invece non è affatto vero. Dopo lo vedremo. Allora, arrivando sul posto, lui che cosa legge? Legge meno 30. Sul manometro aspirante. Ah, dice no, non è giusto. Non è giusto perché il mio calcolista, eccetera, ha previsto questo apparecchio con un K delta T tale per cui la risultante con cella meno 20, la temperatura di evaporazione qui deve essere di meno 25, non è meno 25. Supponiamo meno 30, o se vogliamo esagerare per rendere più evidente, diciamo, la disfunzione di questo impianto, diciamo che lavora meno 30. Però se questo impianto lavora a meno 30, non ha la resa, questo compressore non ha la medesima resa,
Supponiamo che questa macchina sia una macchina da 10.000 frigorie a meno 25 più 40, presa dal catalogo del costruttore. Messa su la prima volta questa macchina, no, 45, perdono, nessuno mi ha corretto. Abbiamo detto 45. Abbiamo detto legge meno 30. Che cosa leggerà qui sul manometro premente? Evidentemente non leggerà 45. Perché non leggerà 45? Perché questa macchina a meno 25 da 10.000 frigorie, meno 30 supponiamo, meno 30 ne dia, vogliamo fare 8? Ho messo la sbarra, non ho ancora messo questa. Allora, cosa succede? Dovrà sicuramente leggere sul manometro premente una temperatura. Io parlo sempre di temperatura, ecco, questo volevo fare una parentesi. Non parliamo mai di pressioni, perché se dobbiamo parlare di pressioni dobbiamo sapere relativa a quale gas. Se è 12, se è 22, se è 502. Ma se noi parliamo di temperature di evaporazione e temperature di condensazione, che sia 12, 22, 502, potranno cambiare le relative pressioni, ma noi abbiamo subito la visione che il nostro meno 20 non c'è, c'è il nostro meno 25, c'è il nostro meno 30, che non c'è il nostro 45, ma c'è il nostro 40. Lo leggeremo in questo caso sulla scala verde, perché i manometri oggi portano le tre scale, il 12... No, manometro, non termometro. Sono sempre queste temperature qui, attenzione, queste. Ah, ecco. Corrispondono sempre. Non corrispondono sempre. Non corrispondono perché? Perché se lei va qui, non corrisponde più. Cioè, il gas surriscaldato è un gas che anche aumentando di mantiene la stessa pressione. Tant'è vero che noi i compressori scottano, il gas è a 150 gradi, se dovesse essere corrispondente alla sua pressione avrebbe 80 atmosfere. Invece no, perché aumenta, non c'è più liquido dentro. Quindi è un gas, è come il vapore surriscaldato. Il vapore surriscaldato va su di temperatura, ma la sua pressione è sempre quella. Come lo stesso il gas sottoraffreddato, cioè noi vediamo magari una bottiglia che è molto più fredda del freon che viene dal condensatore, ma come mai, se è più fredda dovrebbe essere di pressione più bassa? No. Perché lo vedete che non si abbassa di temperatura, la temperatura del gas sottoraffreddato esce di qui, quella di quello surriscaldato esce di qua, ma la pressione e la temperatura non cambia. Quindi diciamo che un gas si dice surriscaldato quando, pur aumentando di temperatura, mantiene inalterata la pressione. Diremo che un gas è sottoraffreddato quando, pur abbassandosi di temperatura, mantiene inalterata la sua pressione. Quindi attenzione che i manometri mi leggono le pressioni, ma mi leggono anche le temperature. Ma in questo caso, quando per esempio l'impianto fosse leggermente scarico, lei legge qui, legge il surriscaldato in aspirazione, mi spiego, che non corrisponde invece a una temperatura sulla linea satura. Quindi la sua temperatura si legge bene quando questo tubo e questo, diciamo che sono quasi della medesima temperatura. Ma se questo è molto più caldo di questo qui, qua ci sono dei gas surriscaldati, il suo manometro scende di temperatura, ma scende di pressione, ma la temperatura è quella che è. Allora, ritorniamo da capo. Abbiamo detto che il sistema è in equilibrio quando leggiamo in aspirazione, condensazione 45 gradi, chiaramente sempre che l'ambiente sia 30 gradi, chiaramente sempre che la cella sia a meno 20. È logico che se i parametri principali devono essere quelli. Come? Invece abbiamo visto che leggiamo meno 30. Meno 30 che cos'è? È qui, questa, la leggiamo
su questo punto qua, meno 30. Ma perché leggiamo meno 30? Dovremmo anche, al limite, vedere che questa temperatura è leggermente salita, perché è chiaro che, però, per il momento non prendiamo in considerazione anche quella. Ma diciamo che quando abbiamo visto sul manometro che c'è il meno 30, sicurissimamente, sicurissimamente, sul premente non leggeremo più 45. Perché non leggiamo più 45? Perché il carico di questo condensatore si è adeguato al carico dell'evaporatore. Ossia, questa formula, che è uguale per tutti e due, V uguale S per K per delta T, se questo V qui è diminuito per il fatto che siamo passati da 10 a 8000 frigorie, un motivo ci deve essere. Quale può essere il motivo per il quale è diminuito questo V, le frigorie qua? Insomma, sono questi tre fattori, non ce ne sono degli altri. La superficie? No. È quella. Il K? No. Diciamo per adesso no. Ma però, il delta T è cambiato. Cambiato il delta T, deve cambiare anche questo delta T. Perché questa formula, che è 8000, mi deve corrispondere a questa formula, che è 8000, più chiaramente abbiamo detto il lavoro meccanico del compressore, ma se al condensatore io non gli do più 10000 calorie, ma gliene do 8000 calorie, questo delta T significa che è diminuito. Cioè il prodotto di questo che è uguale, di questo che è uguale, per questo mi darà non 10000 ma ne darà 8000, ma questo non diminuisce, questo nemmeno. Cosa diminuisce? Il delta T. Quindi andremo a leggere su questo manometro non più 45 ma 40, ma è giusto? È come se io avessi messo su questo sistema un condensatore più grande, in questo momento chiaramente, in questo momento in cui qui noi rendiamo 8000. Allora cominciamo a partire da qui. Cioè il percorso che dobbiamo fare è quasi sempre a partire dalla linea del liquido e andando avanti, cioè da qui andando avanti. Per quale motivo si è abbassato? Anziché essere meno 20 si è abbassato ed è andato a meno 25. Rubinetto? No, assolutamente no. Filtro? Prima cosa. Può darsi sia ostruito. Se questo filtro è ostruito, crea una perdita di carico da qui a qui. Una perdita di carico che cosa significa? Un abbassamento della pressione. Un abbassamento della pressione che cosa significa? Un abbassamento della temperatura. Quindi noi vedremo che questo filtro è più freddo della linea del liquido che riceve. Mentre questo filtro dovrebbe avere esattamente fino qui la stessa temperatura, perché è un apparecchio che deve esclusivamente filtrare. Ma se questo filtro mi fa in piccola parte quello che mi fa la valvola, cioè mi lamina, chiaramente mi crea una piccola caduta di pressione. Si raffredda, mi passa anche meno liquido, perché se è ostruito parzialmente mi passa meno liquido, ma allora io dopo sulla spia comincio a vedere che non è piena, ma comincio a vedere del liquido e del vapore, perché questo filtro mi ha creato delle piccole laminazioni. Quelle piccole laminazioni sono vapore. Quindi noi qui dentro vedremo delle bollicine e si raffredderà evidentemente anche, se è molto evidente questa ostruzione, si raffredderà anche questo, si raffredderà, si arriva al punto di vedere brinata questa linea qua. Cioè praticamente questo si è sostituito alla valvola. Però con quale aggravante?
con l'aggravante che non mi fa arrivare alla valvola il quantitativo di gas che mi serve per poter saturare l'evaporatore. Diciamo che è una delle scoperte che si fanno addirittura senza neanche mettere manometri, perché si va sul posto, si tocca il filtro, se davanti è caldo, di dietro è freddo, si elimina il filtro, se ne mette uno nuovo e buonanotte. Cos'altro può essere? Il filtro è buono, abbiamo le stesse temperature, qui non c'è laminazione, il passaggio è regolare, la solenoide è aperta, tanto che vediamo il liquido arrivare fin qua, ciò nonostante si mantiene sempre questo meno 30, che non dovrebbe esserci. Allora, si può vedere un qualcosa. Si può vedere un qualcosa. Qui è liquido, come abbiamo visto, no? Abbiamo il filtro, la spia, la solenoide, poi vi dirò il perché di questo scambiatore. Questo è un sottoraffreddatore del liquido che va alla regolatrice e che migliora la resa di questo impianto. Cioè quello che provoca quel famoso sottoraffreddamento che mi consente di aumentare l'entalpia. Cosa arriva qui? Fino a questo punto all'incirca, dove c'è l'orificio, arriva freon. Diciamo a 40 gradi. Poco meno della temperatura di condensazione. Però dopo qui vediamo che abbiamo meno 30, questa temperatura qui. Ma questa lei l'ha letta già sul manometro, ma se vuole può mettere un termometro elettronico con la sonda qui, questo è meno 30. Ma è meno 30 dove? Lo sarà fin qua. Perché se il gas manca, noi abbiamo meno 30 per le prime parti della serpina, poi il resto dopo qui è tutta sbrinata. Se invece è brinato qui, cioè è brinato da qui, allora vuol dire che l'ostruzione è qui, non nel punto dove avviene la caduta di pressione, ma sì, sempre questo è il punto, ma la strozzatura avviene qui perché qua dentro c'è un filtro. E allora è facile, perché a distanza si vede, se tutto il blocco della valvola è brinato, vuol dire che questo filtro è ostruito, cioè l'evaporazione anziché cominciare sull'orificio dove c'è la laminazione comincia nel filtro, quindi è ostruito questo filtro. Però fate bene attenzione che questi filtri col passare del tempo, specie negli impianti a bassa temperatura, finiscono lo stesso per diventare un blocco di ghiaccio, anche se il filtro non è ostruito, ma se voi andate a guardare bene vedrete che è un blocco di ghiaccio, ma dove c'è il filtro ancora caldo c'è una piccola galleria che dove il ghiaccio non è attaccato. E allora bisogna fare molto bene attenzione, bisogna fare il vuoto, specie se un impianto a bassa temperatura comincia a diventare abbastanza delicata l'operazione di vuoto. Perché? Perché se noi facciamo il vuoto ad una pressione inferiore alla pressione atmosferica, noi faremo entrare dell'aria. Chiaramente, per fare il vuoto cosa devo fare? Mi serve perché devo poter aprire questo bocchettone per poter sfilar via il filtro, poterlo lavare e poterlo rimettere. Per fare questo cosa posso fare? Posso chiudere la linea del liquido o con un rubinetto o spengo la valvola solenoide. Faccio girare il compressore mi fa il vuoto in questi tubi, cioè mi fa il vuoto nell'evaporatore. Ma stiamo attenti a fare un vuoto finché il manometro segna un'atmosfera e mezza, cioè mezza atmosfera, ossia una pressione leggermente superiore alla pressione atmosferica. Perché? Perché così mi uscirà fuori un po' di freon e non me ne interessa niente, ma non farò entrare dell'aria. Allora l'operazione migliore qual è? Tenere eccitata la valvola solenoide e tenere questo rubinetto
appena aperto, in maniera che vi sia sempre una leggera alimentazione nell'evaporatore, in maniera che quando voi sfilate via questo filtro sentirete che viene fuori del gas. Non interessa, tanto è una questione di pochissimo tempo, avrete ripulito il vostro filtro con dell'alcol, l'avrete fatto evaporare, l'avrete asciutto, l'avrete rimesso dentro e quasi non avete più bisogno di fare nessun vuoto da nessuna parte perché avete mantenuto l'impianto in pressione. Chiaro questo concetto? Se non mi sono spiegato bene, ripeto. Rimesso a posto, speriamo. Idem con patate, meno 30, 40. Vediamo che cos'altro può essere successo, come mai. Vediamo per esempio che questo tubo è eccessivamente brinato, cammina, e mi arriva fino all'aspirazione del compressore. Perché? La batteria, chiamo batteria questa, è impaccata di ghiaccio. Dovevano evaporare X chili di freon, non sono riusciti a evaporare perché? Perché non hanno trovato superficie di scambio. E allora cosa succede? Per quanto questa valvola cerchi di strozzare, tanto è vero che ha tentato di strozzare, tanto è vero che mi ha fatto scendere a meno 30, ma non al punto tale da evitarmi che ancora una parte di liquido, che è qui, cammini e vada a finire nell'aspirazione del compressore. Cioè abbiamo ancora un residuo di liquido. Quindi è pericoloso per il compressore? Pericoloso, colpi di liquido ai compressori. Allora diciamo che ci fermiamo per un attimo, smontiamo la calotta e andiamo a vedere delle resistenze di sbrinamento che ci sono qui dentro col tester se sono a posto. Proviamo. Il circuito è chiuso, quindi le resistenze sono efficienti. Allora, se non intervengono le resistenze, vuol dire che c'è qualche cosa che non le fa intervenire, quindi è una cosa elettrica in questo caso. Quindi, prima di tutto, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere se il teleruttore che fa inserire queste resistenze quando si fa il ciclo di sbrinamento funziona o non funziona, o c'è la bobina bruciata. Primo. Secondo, andiamo a vedere se funziona il timer, perché può darsi che si sia bruciato anche il timer, il quale se fermato a un certo punto non fa più cicli e il refrigerante si è impaccato. Bene. Allora facciamo questa operazione, si sbrina tutto quanto e vediamo che questa qui piano piano si porta a meno 25 e vedremo che questo manometro piano piano si porta a 45. Diciamo siamo a posto, vediamo che scompare il liquido, arriva fin qui, la valvola qui fa apertura e chiusura, quindi si dovrebbe vedere un movimento di andata e ritorno se siamo a temperature prossime allo zero, mentre col meno 20 non lo vedremo, ma vedremo che questo qui è molto freddo, questo qui è brinato, sì, ma sono gas surriscaldati. Cioè il gas surriscaldati non significa che sono gas freddi. Il gas surriscaldato può avere anche meno 30 di temperatura, pur essendo un gas surriscaldato. Mi spiego? Quindi arriviamo alla macchina, la macchina si riscalda di nuovo con nostra grande soddisfazione e l'impianto è ritornato normale. Dunque, abbiamo visto che
tutto era riconducibile in questo circuito qui. La cosa più facile quando si va su un impianto che funziona a temperature di evaporazione più basse e a temperature più alte è quando è uscito il gas. Perché se è uscito il freon, noi avremo sempre un abbassamento della pressione di evaporazione, l'abbiamo vista, perché non abbiamo chili necessari da alimentare questo. Ma allora in quel caso lì, la prima cosa che vediamo che la spia del liquido fa bollicine e diciamo sì, qui è gas che è uscito. Una volta accertatesi che il filtro e così via, ma se già vediamo subito che ci sono bollicine sulla spia del liquido ed il filtro è caldo, dobbiamo caricare il gas. Però dobbiamo anche accertarci da dove è uscito e quindi bisogna fare una ricerca accurata partendo sempre da qui con lampada cercafughe dove è possibile, mentre in terrazzo dove c'è vento la lampada cercafughe non serve a niente perché la ventilazione non concentra il freone, quindi la lampada non succhia freon, quindi non fa fiamma, ma succhia dell'aria. Allora in quel caso lì ci sono le bombole spray, che sono molto simpatiche. Una volta, 40 anni fa, lo facevamo con un pennello, un po' di sapone, in uno scatolino, si faceva un po' di schiuma e si andava a passare su tutti i giunti, no? Invece adesso c'è questa bomboletta simpatica che in un attimo si fanno questi spruzzi su tutti i punti che si pensano, eccetera, poi dove si vede la bollicina, può essere anche qui, lì c'è la perdita e si provvede a ripararla. Si può verificare il fenomeno, però credo che ne parleremo più tardi, si può verificare anche un fenomeno a rovescio. Sì, un fenomeno a rovescio, molto poco, diciamo, che questo meno 25 non è meno 25 ma è meno 15. No, non è possibile. Se questo meno 25 è andato meno 15, questa cella è a meno 10, meno 10, meno 12. Ma come mai? Perché? E allora la ricerca è qui. Sicurissimamente, quando la temperatura di evaporazione è più elevata di quella prevista in progetto, sicuramente è tutto riconducibile sul compressore. Ma attenzione, uno può pensare, da meno 25 siamo andati a meno 15, no? E si pensa che quel meno 15 siano gas saturi, non è vero. Sono gas surriscaldati. Perché? Questo 45 è sceso anche lui. Altrimenti, se lavorassimo in fase di gas saturi, noi a meno 15 non avremmo 10.000 frigorie, ne avremmo 15.